Bentornati amici ed amiche di Quelle Iene sul Tubo. Questa sera, questo pomeriggio, qui con questa pazza 37esima giornata, Incredibile! Che incredibile, vergogna! insomma, questa 37esima e penultima giornata di campionato che ha regalato emozioni a non finire, cioè, insomma, Macchie a non finire, a proprio crizia a profusione, profusione, no? A effettivamente profusione. inguardabile questa 37esima giornata. È successo un po' di tutto su tutti i Vabbè. campi. Partiamo con l'Inter che in casa prende due pappine dal Sassuolo. Non è che abbia Così. fatto tanti tiri in porta il Sassuolo, voglio dire, giocato di C'è uno contropiede, grandi parate, addirittura strepitoso consigli, così davvero, qualche in errore anche sotto porta giornata. di Icardi, insomma. Qualche errore di troppo dell'Inter e ha pagato, insomma, una partita che è sembrata quasi stregata, insomma. Sì, partita stregata, oggi invece c'è un altro match da Ovviamente levo, c'è fare stato. complimenti a due giocatori come Politano e Berardi, Berardi che si è uscito dall'ultima, ha hanno fatto una grande dimostrato partita veramente ieri. poco questa stagione, soprattutto Berardi, inguardabile, Politano però sul finire di esatto, stagione sta facendo grandi hanno cose. dimostrato che hanno le qualità veramente per poter fare belle cose. Passando a oggi invece. C'è un Lazio-Crotone, Lazio che prende due pappine negli unici due tiri in porta da parte del Crotone, Con una insomma, Lazio che penetrabile questa si difesa conferma per lui da ancora porno statico. disastrosa, disastrosa, una difesa della Lazio disastrosa di una squadra che cioè abbiamo visto che ha pagato a caro prezzo anche in Europa questa sua Defaianza, insomma. debolezza, questa sua debolezza. E a mio avviso non è concepibile che una squadra come la Lazio, di spessore come la Lazio, che ha dimostrato bellissime cose e sappiamo in attacco che ha fatto, A insomma, parte che ha quest'anno, dato vita a sti talenti, grandi talenti. Possa avere un punto debole, cioè un numero, cioè davvero tu oggi prendi due tiri in porta e prendi due gol, è Dai, è inconcepibile. stato bravo Non comunque anche il si Crotone a può, crederci fino sì, alla vabbè, fine. lasciando stare ovviamente i Sempre fuori meriti, casa tanti comunque. ovviamente ingiusti meriti alle squadre avversarie, quindi in questo caso al Crotone che giustamente si stava giocando la salvezza, quindi Perché è ovvio ricordiamo il che Crotone dava così anche la Juventus sì, tutto come. quello che vuoi, indubbiamente. Sì, Crotone c'è una grandissima squadra rompipalle, insomma, va detto. Tutto quello che vuoi, Comunque, ma anche sì, Lazio che poteva fare sicuramente uscendo meglio in casa. dall'Europa League, la Lazio fa riflettere, insomma, tutte queste belle cose fatte durante questa stagione che possono essere poi cancellate Sì, da questi inciampi, questi errori anche individuali, come è stato oggi, per esempio, Milinkovic-Savic sembra aver preso sonno in occasione della seconda rete del Crotone. Fatto sta che comunque la Lazio in fase offensiva crea tantissimo, il Crotone ha sofferto tutta la gara, più volte lo stesso Savic è andato vicino al gol, Caicedo, Felipe Anderson è riuscito a fare anche una grande traversa giocata con in quei aria, sedi insomma. non se l'ha presa. Sì, comunque diciamo che la Lazio non è che abbia giocato male, è che soffre proprio di questi erroracci dietro, di queste defaianze, queste Cioè, disattenzioni in paradossalmente il problema retroguardia. non sono state proprio le mancanze di Immobile e Luis Alberto, ma è stato sempre quello purtroppo il problema per la Lazio. Esattamente. Poi invece un altro match valido per l'Europa League, in questo caso non per la Champions League, ovvero Atalanta-Milan, scontro diretto che finisce nel peggiore dei modi, si può dire, cioè col Peggiore dei modi pareggio. per il Milan, credo, più Sì, perché che altro. diciamo che riapre aperto, lascia tutto aperto, ovvero dalla sesta posizione a scendere ci sta addirittura la Sampdoria che si potrebbe insinuare in questa lotta. Paradossalmente sì, se la Sampdoria dovesse vincere questa sera con il Napoli e dovesse vincere anche l'ultima gara, potrebbe paradossalmente sorpassare Atalanta e Fiorentina se dovessero perdere. E ricordiamo che Atalanta e Fiorentina hanno due match difficili perché l'Atalanta va a Cagliari, il Cagliari è in piena lotta salvezza, quindi voglio dire è difficile, e la Fiorentina Contro va il contro il Milan, Milan, scontro quindi. diretto, quindi insomma diciamo tutto relegato all'ultima giornata per questa Europa League, insomma fantastica questa Serie A, almeno per Sì, quanto riguarda lo incredibile a livello scontro di Champions e emozioni, insomma. retrocessione, non ne E parliamo, sono 5 retrocessione, squadre a un sì, riguardo punto. il discorso di retrocessione, oggi la Spal ha preso purtroppo un brutto stop, purtroppo per loro, Pari contro punti il col Cagliari Torino, adesso se non sbaglio, con il tosta, Crotone, col che è Crotone, sì. scivolato in pratica terz'ultimo perché a parità retrocederebbe il Crotone, Diciamo che tra che. l'altro dovrà giocare l'ultimo contro il Napoli, quindi a questo punto il Crotone sembra quasi segnato a retrocedere, Oddio, la Spal c'è la Sampdoria che per incredibilmente. l'appunto abbiamo detto prima potrebbe ancora credere all'Europa, bisogna Sì, vedere stasera il risultato, quindi sicuramente. diciamo che è un macello dei Il macelli problema questa è che Serie dovessero perdere tutte e due, paga il Crotone in tal caso. A. Vabbè, diciamo che è Quindi. tosta, è un finale di stagione tosto per tutte le squadre che sono in coda alla classifica, ma soprattutto anche per quelle che sono sopra centro alta classifica, ovvero quelle che sognano l'Europa, sia con le grandi orecchie, sia quelle con le orecchie un po' più piccoline. Quindi grande e piccola Europa, insomma, sono in palio, siamo a fine stagione, è tutto ancora aperto, quindi è bellissima questa cosa, mi piace tantissimo, erano anni che non accadeva. Oddio, per la Champions è capitato spesso, mi ricordo anche lo scontro tra Napoli e Lazio dove sbagliò il rigore Higuaín l'ultima Sì, giornata, se non ricordo male, quindi l'ultimo, per sì. quanto riguarda la zona Europa è successo spesso, però per quanto riguarda la zona di retrocessione e scudetto fino a qualche giorno fa, insomma, è
da un po' di tempo che non si vedeva questo equilibrio, queste lotte fino all'ultima giornata. Quindi siamo contenti, ovviamente ne guadagno lo spettacolo e quindi. Mo, stasera ovviamente ci sarà un match inutile perché Roma-Juventus, da che poteva essere il match della salvezza, cioè della Vabbè, Champions sì, per la Roma, è diventato un match inutile perché la Roma è matematicamente in Champions League. La Juventus teoricamente ha vinto già lo scudetto perché la differenza reti tra Napoli e Juventus è troppo ampia. Ci vorrebbe un miracolo dei miracoli dei miracoli dei miracoli dei miracoli, mettete in loop e poi dopo vediamo, insomma ci vorrebbe Vabbè, parecchio. questa sera avremo le risposte definitive in ogni caso, Sì, e quindi. mentre l'ultimo match più bello dell'ultima giornata sarà sicuramente lo scontro diretto fra Lazio e Inter, che a questo punto l'Inter dovesse vincere, andrà in Champions, Sì, solo in altrimenti caso di sarà vittoria però, spettacolare perché la sicuramente. Lazio ha Sì, comunque il vantaggio di avere lo scontro diretto a favore, quindi anche il pareggio, cioè no, lo scontro diretto non è a favore, scusatemi, sì. però No, avrà il vantaggio di dei essere 2 punti punti, avanti, quindi sette anche il punti avanti, quindi in caso di pareggio pareggio va avanti va bene. matematicamente, insomma, quindi brava Lazio, vediamo che combini, insomma, l'ultima giornata, brava anche l'Inter, insomma, manco tanto alla fine, perché prendere due gol in casa dal Sassuolo proprio quando li stai giocando tutto per tutto, infatti sono stati anche criticati per la questione dei figli, no, vabbè, ma io penso sia una stronzata, alla fine saranno liberi di fare quello che vogliono. Ora, se la società ha dato l'assenso, non vedo perché dovevano farsi problemi. Poi ho letto anche che la società non ha dato Si avrebbe l'assenso, no? dato L'assenso? l'assenso, forse era grave, però Vabbè, era lasciamo più stare grave. l'assenso. Comunque, signori, abbiamo terminato anche questo pomeriggio, ci vediamo stasera Pomeriggio, con e il mi Big raccomando, Match. sì, andate sulla nostra pagina Instagram dove trovate sempre i meme del signor Fagiolo. Ok, mi è molto filo interista. Sì, va bene.